Casino 45, intervista a Fiamma Monti. La storia di Casino 45 è una storia ambientata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove ci sono queste ragazze in questo bordello che accolgono i militari che arrivano dalla guerra. Edoarda, che in questo film è interpretata da me, è una donna, è una ragazza perché è molto giovane, che si trova nella condizione di dover fare la prostituta per riuscire a sopravvivere alle condizioni di quell'epoca. Il suo amato fidanzato è in guerra e Edoarda, diciamo, fa la guerra appunto nel bordello. I protagonisti maschili di questo film appunto sono i due militari che, come penso, i militari di quell'epoca, quando ritornavano dalla guerra, comunque erano stati, possiamo dire, in isolamento perché ovviamente le donne non c'erano, avevano bisogno del calore femminile, quindi appunto andando in un bordello trovavano tutte queste ragazze che erano pronte ad accoglierli. In questa avventura diciamo, la compagna con la quale mi sono trovata meglio per svariati motivi è stata Vittoria Risi, che per me è diventata, diciamo, una sorta di guida da seguire. E poi ci sono stati anche nomi importanti come ad esempio Franco Trentalance, che lui nel film rappresenta mio marito che ritorna dalla guerra, anzi mio fidanzato che poi una volta tornato dalla guerra mi sposa. La cosa che mi è piaciuta di più nel girare il film, oltre ovviamente alla scena, possiamo dire, è tutto l'ambiente, il contorno, il cast, i vari operatori, che diciamo che siamo un gruppo molto, molto affiatato, ci divertiamo insieme. Secondo me sono due cose quelle che piaceranno di più al pubblico. La prima è ovviamente vedere le scene di sesso, perché questa penso sia la cosa fondamentale. E in secondo luogo, appunto, che il film è in 3D, quindi avranno un rapporto con la televisione, in questo caso, totalmente diverso rispetto a prima. Quando ho rivisto la mia scena, ero un po' timorosa perché questa comunque è stata la mia prima scena, quindi è stato strano per me, però devo dire che è molto bello, sono stata molto contenta. Il 3D, a differenza dei film in 2D, coinvolge molto di più lo spettatore che guarda, perché è come se la scena si svolgesse proprio lì davanti ai suoi occhi. Sono molto contenta di aver fatto parte di questo film, soprattutto perché appunto è il mio primo film. Cioè, dire onorata, beh, scontato, sono contenta. Sul set ci siamo divertiti molto, però la cosa, diciamo, l'aneddoto, che poi riparlarne può essere divertente, però al momento è un po' meno divertente, è il fatto che comunque abbiamo fatto veramente le ore piccole perché giriamo tutto il giorno e parte della notte, e che sul set faceva veramente molto freddo.